Il mondo è sempre più digitale e il turismo non può di certo restare alla finestra. E allora eccola qui la nuova app, bilingue e del tutto gratuita, dell'itinerario della bellezza di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord. Una vera e propria guida a portata di smartphone che consente agli utenti di tutto il mondo di conoscere le meraviglie artistiche, culturali e anche enogastronomiche dei 12 comuni aderenti, con tanto di mappa e di uno spazio ad hoc in cui i visitatori potranno segnalare eventuali altri luoghi che consigliano. Erano interessanti. Un territorio che era già in rete, ma ora è ancora più in rete. Sì, in rete perché mettere insieme 12 comuni non è stato facile. Eravamo in una rete cartacea, se vogliamo. Oggi presentiamo anche l'app, l'applicazione, il software per smartphone e tablet che dà la possibilità ai turisti, perché è in italiano e poi c'è una versione in inglese, dà la possibilità ai turisti che sono già sul territorio di conoscere esattamente quello che nei 12 comuni si può trovare. L'applicazione, peraltro, per ogni comune è divisa in 6 settori, quali sono i motivi, 6 motivi per visitare le nostre località, a cominciare da Fano, dove presentiamo l'applicazione che da oggi potrà essere scaricata sia per i sistemi iOS sia per i sistemi Android. Il progetto è un progetto molto complesso e l'abbiamo detto fin dall'inizio. Qualcuno criticava perché facevamo una guida, dice nell'epoca della digitalizzazione, nell'epoca del web, dei blog, dei social, dice la Confcommercio punta ancora alla guida. Abbiamo sempre invece sostenuto che la guida è importantissima, peraltro è una guida di 150 pagine, vuol dire quasi un libro, perché c'è una fascia notevolissima di turisti che ama il catalogo, ama il Deplian e quindi viaggia accompagnati da un catalogo. Però è un progetto complesso perché utilizziamo tutti gli strumenti del marketing, dal blog ai social, abbiamo tante pagine social sia su Twitter che su Facebook. Abbiamo diverse piattaforme dove sul web, quindi l'itinerario della bellezza è stato inserito integralmente. Oggi ci dotiamo anche dell'applicazione, quindi credo che abbiamo completato e messo in rete effettivamente tutto il nostro sistema di comuni che collaborano con Confcommercio. Innanzitutto è una cosa fondamentale il fatto di fare squadra, di fare rete, il fatto di far percepire il nostro territorio come un territorio unito, soprattutto da quei turisti che dall'estero insomma ci guardano in una visione territoriale, non prettamente cittadina. Confcommercio in questo ovviamente è stata molto intelligente a creare degli itinerari con una promozione specifica che valorizzano tutte le bellezze dei nostri comuni, oggi ancor più con un'applicazione di un'app, quanto sappiamo che in questo momento il digitale diventa uno strumento preponderante e quindi un'applicazione che farà in modo che tutte le nostre città, tutti i nostri borghi, questo territorio che non è soltanto un centro, un grande centro, ma è un territorio policentrico, riesca a penetrare di più il mercato turistico. Quindi complimenti a Confcommercio e la città di Fano, come in questi anni insomma c'è presente. Quanto è importante per un comune come Fano essere in rete in questo modo? Ma per Fano è importantissimo, tra l'altro noi stiamo tra poco firmando un protocollo con i comuni delle vallate del Metauro e del Cesano, proprio perché crediamo che anche a livello istituzionale ci sia da accelerare anche sulle macro politiche che guardino alle infrastrutture, guardino alle strategie turistiche, perché il nostro è un territorio che sta diventando, soprattutto in questo momento dell'era Covid e quindi lo sarà ancora più nel post-Covid, sta diventando molto interessante, un territorio molto sicuro, lo dice la classifica del Sole 24 Ore, sesti per la sicurezza su 107 province, quindi direi che abbiamo un carattere veramente importante e questi strumenti ci aiutano a promuovere il nostro territorio.